spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ci troviamo nel centro di Piove di Sacco. Piove di Sacco deve diventare il centro non solo della città, ma di tutta la Saccisica, di un territorio di 50.000 persone. Il primo punto del programma riguarda la creazione della Federazione dei Comuni della Saccisica, il progetto Saccisica che passa attraverso l'unione di tutti i comuni limitrofi e la creazione di un grande comune da 50.000 abitanti che si colloca sull'asse Padova-Venezia. Questo per dare non solo un risparmio di spesa, un'ottimizzazione dei servizi, ma anche per riportare Piove di Sacco al centro del ruolo politico, al centro della vita sociale, al centro anche di quello che è la nostra provincia di Padova. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Questa è la casa dove ho vissuto e invece su questa stradina ci ho giocato e ci sono anche qui cresciuto assieme agli amici. Voto Davide, perché è mio figlio e ne sono molto orgogliosa. E io voto Davide perché è un ragazzo che merita, è un vicino di casa, siamo amici di famiglia e merita essere sindaco qui a Piove di Sacco. Siamo all'ospedale di Piove di Sacco, importantissimo centro non solo per la nostra città ma per tutta la Saccisica. Il mio impegno è il potenziamento dell'ospedale, la sua difesa, la tutela. Non si devono più toccare le parti, non si deve più toccare il personale. Il mio impegno oltretutto è che il primo consiglio comunale lo faremo qui in questo parcheggio, perché l'importanza del servizio sanitario ai cittadini è una prerogativa dal quale non possiamo più fare a meno, non possiamo più prescindere. Sono Martina, abito a Tognana e voto Davide Gianella perché è un giovane e competente. Sono Marta, abito a Tognana e voto Davide Gianella perché ha un gruppo giovane e dinamico che lo supporta. Siamo nella zona industriale di Piove di Sacco e del Piovese. Ci troviamo in questo luogo perché l'emergenza del lavoro è oggi prioritaria. Dal lavoro bisogna ripartire e per questo sarà creato un assessorato al lavoro ad hoc. Si preparerà il progetto per un incubatore industriale, un incubatore di idee, di progetti fra associazioni di categoria, camere di commercio e industriali e cittadini piovesi per il rilancio di questa zona industriale, anche perché per la prima volta le giovani generazioni come la mia non potranno più riconoscersi e fondare la loro identità nel lavoro. Dalla crisi si può uscire assieme e questa zona industriale può ripartire ed essere punto fondamentale di sviluppo per tutto il Piovese, soltanto se assieme e uniti faremo questo sforzo e proveremo a ripartire da idee e da progetti nuovi. Niente paura, niente paura. Ci troviamo ad Arzerello, frazione di Piove di Sacco, e volevo parlare dell'importanza della sicurezza idraulica. Come vediamo c'è il fosso che sta per straripare dopo una pioggia. La sicurezza idraulica è un altro punto fondamentale e qualificante del programma che intendo portare avanti, perché mi propongo di creare un tavolo permanente fra sindaci, prefettura, protezione civile per la gestione di emergenze, creazione di un fondo per le emergenze, ma non solo, ma anche delle azioni preventive, così l'adozione del piano delle acque da parte di tutti i comuni della Saccisica, la creazione di un regolamento che sia uniforme per tutta la Saccisica e stabilire almeno il parametro di 450 metri cubi di fossatura obbligatoria per ogni ettaro di terreno, così che potremo evitare lo straripamento dei fossi e l'allagamento di zone della nostra città. Niente paura. Sono Giulia da Sant'Anna e voto Davide Gianella perché sarà il sindaco di tutti. Sono Severino da Sant'Anna e voto Davide Gianella perché sa ascoltare i bisogni di tutti. Ci troviamo a Sant'Anna, che è il quartiere più numeroso con più abitanti di Piove di Sacco,
per parlare di partecipazione, l'importanza del dialogo fra il cittadino e l'istituzione, che non è solo un dialogo ma è anche un crescere assieme e anche un percorso decisionale e progettuale da fare insieme, da fare partecipato, ed è per questo che verranno rilanciati, potenziati e creati i comitati civici di partecipazione, dove non solo il cittadino avrà la possibilità di dire la sua, ma potrà anche disporre di un impegno di spesa prefissato con dei parametri che andranno a numero di abitanti del singolo comitato, per poter meglio gestire quello che è il fondo di soldi pubblici, i soldi di tutti noi, e per poter far fronte in maniera ottimale ai bisogni, ai primi bisogni del quartiere, della frazione o comunque del luogo dove uno cresce, sviluppa, si incontra, vive e fa crescere i propri figli tutti i giorni. Sono Luca, abito a Piove di Sacco, voto Davide Gianella perché sa coniugare esperienza ed innovazione. Mi chiamo Paola, abito a Piove, perché voto Davide? Perché mi fido. Ci troviamo a Piovega, una frazione del nostro comune di Piove di Sacco, per affrontare assieme il tema della difficoltà in cui versano molte famiglie del nostro territorio, molte coppie giovani, molte coppie che hanno perso il lavoro, molte persone che si trovano in difficoltà da un punto di vista abitativo e anche lavorativo. L'istituzione deve farsi carico di questi problemi ed è per questo che si pensava all'istituzione di un fondo di microcredito, di solidarietà, anche a livello comunale, perché non è vero che il comune non può fare niente, ma su questo bisognerà investire, su questo bisognerà crederci. Così come Comune di Piove di Sacco, nel mio programma è stato inserito, aderirà alla proposta regionale che è in discussione in questo periodo sulla creazione di un reddito di cittadinanza. In più sarà importante anche rivedere quelle che sono le tariffe comunali per le famiglie a basso reddito, per le famiglie che si trovano in difficoltà. E le tariffe dell'asilo nido, le tariffe delle mense, quelle che sono le tariffe sulle quali il comune può dire la sua. È importante che le istituzioni insieme alle persone affrontino i problemi e cerchino di dare ad essi una risoluzione nel più breve tempo possibile. Sono Raffaella, abito a Tognana e voto Davide Gianella perché è l'uomo giusto al posto giusto. Sono Simone, abito a Sant'Anna, voto Gianella perché è una persona trasparente, senza interessi particolari se non per la buona politica. Ci troviamo a Corte, una frazione di Piove di Sacco, per affrontare il tema della sicurezza. Sicurezza che significa potenziare il sistema di videosorveglianza, significa reintrodurre la turnazione degli agenti della polizia locale, significa sicurezza stradale. Ci troviamo in un luogo simbolo, via provinciale per Corte, come messa in sicurezza di questa pericolosa arteria del territorio, sicurezza intesa anche come sicurezza idraulica e fluviale del nostro territorio, che presenta una serie di fragilità. Su questo noi vogliamo impegnarci e su questo io mi impegno. Sono Mario, abito a Sant'Anna, voto Davide Gianella perché crede in una politica pulita, ha competenze, ha passione e ha sicuramente la capacità di dare il cambiamento di cui Piove di Sacco ha bisogno. Io voto Davide Gianella perché porto nel cuore l'importanza della musica, della cultura, dell'aggregazione giovanile e associativa. Ci troviamo davanti a Palazzo di Appelli, che è la sede del Consiglio Comunale. La nostra proposta è che da Palazzo torni ad essere la casa di tutti i cittadini. Per questo proponiamo e propongo dei tagli, una rendicontazione trasparente di quella che è l'attività amministrativa, sia attraverso l'eliminazione in primis dello staff del sindaco, attraverso la ripresa web di tutti i principali incontri amministrativi, attraverso la creazione di un ufficio contratti con personale dipendente. E per trasparenza, siccome trasparenza non vuole essere solo un concetto astratto ma deve essere concretizzato, una modifica statutaria perché i consiglieri comunali non possono più avere nessun altro incarico in enti partecipati o controllati dal comune.